Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Una seduta, l'ultima dell'Assemblea regionale, ad altissima tensione dopo il voto per le elezioni politiche con la vittoria schiacciante del centrodestra anche in Toscana. Ripercussioni ci sono state evidenti pure all'interno del Consiglio regionale in Palazzo del Pegaso. Vediamo. Una mozione che impegna la Giunta Toscana ad evitare la riorganizzazione della Guardia Medica ipotizzata dall'assessore alla Sanità Bezzini, presentata da Italia Viva, è bocciata dal Partito Democratico. Nella prima seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni politiche scricchiola subito la maggioranza toscana. Il documento che vede come primo firmatario Stefano Scaramelli, ad eccezione del Partito Democratico, è stato votato da tutte le altre forze del Consiglio. Fratelli d'Italia, dopo l'esito della votazione, non ha usato mezzi termini. Una richiesta assolutamente sensata, perché nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico sui pronto soccorsi, perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamare il 118. Ebbene, quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta, dal 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma è stata bocciata dal Partito Democratico. Quindi la maggioranza non c'è più, una mozione che non avviene su una cosa di lato, su una cosa marginale, ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della Guardia Medica. La maggioranza che sosteneva Giani qualche mese fa non esiste più, il Consiglio l'ha certificato, così come l'hanno certificato alle ultime elezioni politiche. Mentre Giani fa appello al dialogo e auspica un rinnovato campo largo, in Consiglio lo strappo ha fatto rumore. A gettare acqua sul fuoco i Dem, che avrebbero preferito gestire la questione in Commissione Sanità senza passare dall'aula. La lettura politica non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni, ma penso però che questo sia veramente una presa di posizione dei consiglieri di Italia Viva, ma che non abbia poi ripercussioni di carattere generale rispetto alla maggioranza. La maggioranza si misura sugli atti fondamentali e c'è sempre stata, questa è una posizione che ha preso il consigliere Scaramelli, che è legittima anche probabilmente sulla base del territorio che conosce vicino a casa sua. Insomma, è una legittima posizione, legittime preoccupazioni, a mio giudizio ha sbagliato nel modo in cui l'ha poste. Poi la maggioranza comunque in Consiglio regionale c'è a prescindere, perché i numeri del PD sono sufficienti, non è che si sta parlando di una caduta del governo Giani, si sta parlando delle relazioni, talvolta possono essere, ma a me non risulta su altre questioni ci siano nessuna questione con Italia Viva, anche di carattere strutturale. L'intervento del consigliere di Italia Viva infatti ha rimarcato più volte che il giudizio sulla sanità era un giudizio positivo, nonostante questa mozione. Comunque, insomma, a me non pare sia questo il caso o un caso che voglia rompere, ma sia una preoccupazione espressa male, a mio giudizio espressa male, da parte dei consiglieri di Italia Viva. La maggioranza c'è ancora anche secondo Stefano Scaramelli, che però chiede al Partito Democratico un cambio di passo. Dispiace che il Partito Democratico da solo, contro tutto il Consiglio regionale, abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Si può dare una lettura politica per chi vuole dare una lettura politica. Io sto nel merito delle questioni. I cittadini toscani, anche votandoci, ci hanno detto che questa riforma è sbagliata. Lo hanno detto al Partito Democratico, se no non scendeva al 25% e noi siamo saliti al 10%. Io ho aperto la campagna elettorale con questa questione 2 mesi fa, ci ho messo la faccia allora ed era il coraggio un'idea. Ho avuto il coraggio oggi di proseguire in quella battaglia, perché si devono fare le cose che sono giuste, non quelle che convengono. Bisogna dire la verità e bisogna saper governare questa regione dando risposte sanitarie laddove a nostro avviso non vengono date in questo mandato, e quindi è evidente che un tema come questo va affrontato nel merito della questione. Non ci vedo una crisi della maggioranza, io credo che la maggioranza debba consolidarsi nel fare bene le cose, noi saremo da stimolo, saremo sempre, poi è evidente che chiediamo di verificare che ci sia una tenuta fondamentale rispetto a una condivisione dei percorsi. Se poi il Partito Democratico nella propria testa aveva pensato questa riforma, non l'ha condiviso con un proprio alleato, è un problema del Partito Democratico, non è il nostro, ma siccome poi i problemi del Partito Democratico possono diventare i problemi dei cittadini toscani, noi staremo sempre dalla parte dei cittadini toscani e dalla parte del personale sanitario, medico e del volontariato.
Altro tema importante, cardine anche della campagna elettorale, prima del voto delle politiche, quello relativo al progetto del rigassificatore nel porto di Piombino. In questo senso ci sono divergenze tra le opposizioni, con la posizione di Fratelli d'Italia che ha ribadito di fatto il posizionamento della propria leader Giorgia Meloni, e invece un distanziamento su questo fronte da parte, ad esempio, della Lega. Vediamo nel dettaglio. All'indomani del successo elettorale, pur mettendo a terra dei paletti, Fratelli d'Italia apre al rigassificatore di Piombino, ribadendo al tempo stesso la propria posizione sulla nave che dovrebbe arrivare nella città dell'acciaio nei primi mesi del 2023. Sarà necessaria una valutazione, a prescindere dal governo in carica, quando l'opera riceverà, se lo riceverà, il via libera del commissario straordinario Eugenio Giani, chiamato ad esprimersi entro il prossimo 27 di ottobre. La nostra linea resta coerente, e resta coerente perché non potrebbe essere altrimenti. Noi abbiamo sempre parlato di Piombino come scelta inopportuna, perché Piombino ha già dato tanto all'Italia, non perché Piombino si sottrae quando c'è da dare all'Italia, perché Piombino ha già dato all'Italia, di scelta inopportuna e soprattutto di scelta fatta senza le dovute considerazioni, cioè senza valutare attentamente se vi siano o meno possibilità alternative a Piombino. Quando Giorgia Meloni è stata ospite in Toscana durante la campagna elettorale ha detto la stessa cosa, cioè ha detto che faremo le valutazioni qualora ci fossero valutazioni scritte nero su bianco che il rigassificatore deve essere fatto per forza a Piombino. È ovvio che l'emergenza energetica del paese in questo momento è la priorità, ma prima proveremo a fare quelle valutazioni che fino ad oggi nessuno ci ha fatto, diciamo, ci ha convinto fino in fondo aver fatto, lo stesso governatore Giani, perché l'atteggiamento che ha avuto sulla via, prima non si fa se non si fa la via, poi la via non serviva più, non è stato chiaro fino in fondo. Quando ci sarà scritto nero su bianco che Piombino sarà l'ultima delle chance, l'unica chance per realizzare il rigassificatore si farà. L'ipotesi Piombino suscita perplessità in tutte le forze di centrodestra che chiedono anche maggiore chiarezza sui punti discussi durante la conferenza dei servizi. Una posizione sicuramente contraria a quel contesto finché non ci viene fatta chiarezza veramente su quelle che sono le difficoltà che quel progetto incontra. Vedremo nel nuovo governo quali saranno gli interlocutori e appena ci sarà il nuovo governo noi porteremo le istanze del territorio come abbiamo fatto finora. In Consiglio regionale si è discusso anche di come poter sfruttare le cave, ad esempio tante nel nostro territorio regionale, per poter creare bacini di accumulo alla luce di quanto accaduto durante l'estate con l'emergenza siccità. A questo proposito è stata approvata una mozione. Valutare l'opportunità di procedere ad una preliminare valutazione delle aree dismesse che potrebbero essere idonee a diventare bacini di accumulo per far fronte ai periodi di siccità e promuovere un percorso istituzionale con gli enti locali finalizzato all'individuazione delle procedure atte a garantire gli interventi necessari a trasformare i siti potenzialmente idonei in bacini di accumulo. Questo l'impegno chiesto alla Giunta regionale nella mozione approvata con voto unanime dall'Assemblea toscana. Nella premessa si ricorda che nella nostra regione sono presenti, secondo le elaborazioni su dati Istat, ben 2.400 cave dismesse o abbandonate e che si tratta del terzo valore più alto d'Italia dopo Lombardia e Puglia. Auspichiamo che, oltre a una mozione già precedentemente presentata su soltanto i bacini di accumulo, in Toscana ci sono circa 2.400 cave, altre regioni lo hanno già fatto e anche in Toscana si chiede un censimento di queste 2.400 cave, la visione, la rivisitazione per far sì che alcune almeno di queste cave possano diventare dei veri e propri bacini di accumulo. L'emergenza idrica che abbiamo attraversato in questo periodo estivo ha messo in ginocchio moltissimi agricoltori, diverse attività produttive, e quello che noi
noi auspichiamo è sicuramente che nella prossima estate questo non si ripeta più, quindi abbiamo tutto un periodo, diciamo, autunnale, invernale davanti per poter valutare queste cave come bacini d'accumulo e cercare di risolvere per la prossima estate questo problema che ha travolto non solo questa regione. Chiudiamo con la cultura. In Palazzo del Pegaso infatti è stata presentata la nuova stagione del Teatro di Buti in provincia di Pisa. Vediamo il programma. Prenderà il via il prossimo 23 ottobre la stagione annuale 2022 del Teatro di Buti in provincia di Pisa. In cartellone 8 spettacoli che fino al 20 dicembre si alterneranno in orario serale e pomeridiano. Di luogo in luogo è il titolo della rassegna presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, per sottolineare che le rappresentazioni, a causa dei lavori di ristrutturazione del Teatro Francesco di Bartolo, si terranno in due spazi diversi, la Sala di Bartolo e il Teatro Vittoria a Cascine di Buti. Questa è un'iniziativa a cui tengo molto, in particolare Buti è un po' il paesino che mi ha adottato, arrivato in Toscana, ed è un luogo vitale in cui il fermento culturale è importante, tante le iniziative, questa è la più importante, raccontare la stagione teatrale che quest'anno sarà un po' particolare, anche perché il teatro inizierà un'opera importante di ristrutturazione per renderlo più moderno, più accogliente, perché oggi il messaggio che vogliamo mandare di qui con forza è che più investiamo in cultura più costruiamo libertà, più investiamo in cultura e più rendiamo i cittadini consapevoli di conoscere quello che accade, quello che li circonda. Investire in una stagione teatrale, in una realtà così piccola ma in cui il fermento culturale è forte, dà il segno di qual è la strada da dover perseguire. Quindi un grazie a tutti, a chi ogni giorno con fatica, impegno, prova a costruire una stagione di alto livello, un grazie all'amministrazione comunale che ci crede sempre da tanti anni, e penso questo sia un messaggio forte che dobbiamo mandare. Costruire iniziative, momenti culturali, teatrali diffusi sul nostro territorio. Ci sono tante esperienze belle e bisogna provare a metterle in rete. È per noi una vera e propria ripartenza a tutto tondo dal periodo che, come tutti sappiamo, abbiamo passato dal Covid. La caratteristica di questa stagione è quella che andrà a visitare due luoghi particolari teatrali e culturali del nostro comune. E sarà un percorso fra i luoghi, un percorso fra tematiche culturali e teatrali. Vi invitiamo tutti a seguire la nostra stagione, perché ha veramente un grande livello teatrale e culturale, ed è per noi un momento di grande vanto e di grande importanza per tutto il nostro territorio. Cominciamo con Luca Scarlini, che noi tutti conosciamo, che è questo picco della Mirandola, diciamo, in tutti i settori che ha affrontato. E poi abbiamo un incontro su Dostoevsky, su uno spettacolo che è legato a Fratelli Karamazov. E poi ancora una che ha partecipato, che è Sergio, che è stata candidata al premio UBU come migliore spettacolo teatrale. Ma non è tanto degli spettacoli che voglio parlare, quanto del fatto che, come ho già detto, che va cercato questo teatro e di nuovo va trovato un senso profondo a andare davanti al teatro, che non è quello del semplice intrattenimento, quello lo sa far molto bene la televisione, questo è chiaro. Noi siamo per qualcosa che ci tocchi nel profondo, e tutti i nostri spettacoli, ad esempio c'è di nuovo uno spettacolo di Cauteruccio, che Firenze purtroppo per ragioni politiche ha abbandonato abbastanza, che si propone a noi con il suo l'ultimo nastro di Crap di Beckett. Finiamo poi dopo con Le Ariette, che è uno spettacolo di questa compagnia teatrale che ama definirsi contadina e che in fondo durante lo spettacolo prepara anche una grande cena. E questo sono 8 titoli, tutti abbastanza importanti.
E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento ovviamente è sempre per la prossima settimana su RTV 38, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra emittente, arrivederci.